scelti male gli amici di internet. A parte, okay. Cioè, tra l'altro, a parte Dani, manco ci avete successo. Cioè, è pazzesco. Vabbè. Grazie per avermi definito di successo. Perché tutti quelli che che hanno successo sono dei pezzi di merda, almeno noi. Infatti, Dani, il mio era solo una frase. Dani, devi invitarmi tu, non ti posso invitare. La mia, Dani, era solo una frase opportunistica per ringraziarti, cioè per ringraziarti, e così poi mi potrei aiutare se dovessero esserci dei problemi. Non c'era nulla. Nulla di amicale, era puro opportunismo. Claro. Mod, mi cambiate la categoria? Sì, ben, ci sarà. Comunque un... io non vorrei dire una cosa, ma per logica, adesso sto facendo marrom merda con Fabio, e poi con Fabio c'è anche un altro progettino. Però, insomma, ci starebbe pure la seriettina Pokémon ignorante con Creepystones. Vero. Comunque non riesco a invitare Creepy Stories. Che palle questo gioco. Cioè, io e te Giovanni non abbiamo mai collaborato. Invitami tu Giovanni. L'unica cosa che abbiamo fatto in realtà è stato qualche video sul tuo, forse un video sul tuo canale di Among Us, che però era una stream, quindi contava. Ma no, dico solo io e te. Ah no, così no. No, non abbiamo fatto nulla. Niente, non riesco a invitare. Ma perché questa cosa? Ma porca. Tutto buggato. Io le mie serie Pokémon, da quando ho fatto Nero con la ruota, le faccio massimo di 10 episodi e ho finito il gioco. 10 episodi da 10-12 minuti. Sì. Tutto tagliato. Io ti rinnovo da Creepy con Dilarzi in live story. Mafa, grazie per la sub, benvenuto. Ciao, Karma. Per Stonks e not Stonks 6. Mi ricordo, Dani, che Pokémon Nero con la ruota l'avevi iniziata la settimana che poi siamo andati a vedere il Milan a Bologna. La prima cosa io che... ho caricato il primo episodio quando ci siamo andati a vedere la partita. Vedi, la prima cosa che ti ho detto è stata: voglio incularti la serie, però non lo farò. E lo penso ancora. Ragazzi, possiamo... La facciamo in due, ti posso prestare il format. Ci starebbe da organizzare. Sì, raga, al centro. Vai, Dani. Non ce la potete fare. Bravo. Niente. Non era... Non era male, però. Allora, questo è il layout di inizio partita, dai. Sì, è per il riscaldamento questa partita, dai. Questa è la parte. Si vede bene, sta laggando. Mi sembra stia laggando. Mi fate sapere? Datemi un feedback anche voi, chat. Vai. Ok. Sto in porta, raga. Oh no. Raga, mi sa che io l'ho messa al centro perfetta. Bravo, Fabio. Oh, sapete cosa? Potremmo fare una pazzia e metterci a fare le competitive in 3v3. Sei proprio impazzissimo. Tanto dopo 10... Sta laggando a bestia. No. Come sta laggando a bestia? Non sta laggando, aspettate. Provo a risolvere un attimo. No, raga, non è... Se lagga Fabio non deve laggare anche a me. Non funzionano così le live stream, ragazzi. Insomma. L'importante è che la mia non laghi. Ok, dicono che non lagga, perfetto. Sì, Dani. Ok. Uno che va dal centro, forse riesco a fare qualcosa. Ma hanno anticipato 15 volte. Ma 15, eh? Non 10, non 7, 15. Perché lagga, Dio? Ma tra l'altro non è la prima volta che lo streami, no? Ma poi mi lagga solo. Sì, esatto, oggi mi... Ok, no, va, catti, non capisco. Ma che fanno? Ma ho fatto gol io, ma che cosa... Ma vai, ok. Lol. Questo è stato il mio tiro, ragazzi. Va che bellino. Questo è un gol cercato. O comunque, Dani, domenica, o comunque nei prossimi giorni, ti scrivo, ti propongo un giorno per fare una stream di Rocket League e te, in squad, se ci stai. Va bene. A posto. Via. Ho fatto un casino. Ma Fabio c'ha? No, sto provando a capire se lagga. Cioè, sto giocando e lo vedo bene. Cioè, io mi sento e passa FPS. Però su OBS se... poi lagga. Ma il problema che avevi anche con The Forest o sbaglio? Sì, è lo stesso. Ma però no, di solito non mi lagga. Devi abbassare le impostazioni di codifica dello stream su OBS. No, raga, ho smarronato. Aspettate, sì, lo faccio a me col vecchio computer. E cosa posso fare? Cioè, devo staccare la stream o posso... Okay. Prova pure a abbassare le impostazioni del gioco. Questo l'ho già fatto, però non... Guarda, sono quelle, perché io non lo vedo laggare. Castello, giusto perché non ho la chat sott'occhio, ma ti bannerei adesso per la battuta che hai fatto.
Vai, vai, Fabio, tanto ci pensiamo io e Dani a portare a casa la partita. Ecco. Ci hanno appena fatto gol, vero, Dani? Oh, vai, ce l'hai, sei solo, non puoi sbagliare. No, Dani, che fai? Mi sono scapicollato proprio lì, peccato. Te l'ho anche lasciata lì. La forza! Grazie per... mi sapere se migliora adesso. No, il cazzo, lagga ancora. Porco! Grazie per i bit, vedi... chiunque sia, Koichi, grazie. Occhio! Vedi ad avere il computer dei puffi, ragazzi. Che succede? Ma non ha molto... Oh! Che è successo? Comunque poi devo dirci, sì, una Dani? Cosa della di prima, Joe. Ok. Di quando ho ascoltato il mio vocale su WhatsApp. Va bene. Devi, sì, eliminare la stream dopo. Perché? Ma perché mi devi dire tu una cosa? No, perché hai fatto vedere una cosa che non andrebbe vista nel... Azz, cosa ho fatto vedere? Hai fatto vedere il mio cognome. Oh no, sei visto? Sì. Rip, ok, va bene, questa stream esploderà. Non infatti mi sono frizzato un attimo quando... Ma non ho mai girato il telefono verso... No, sì, l'hai fatto all'inizio. Hai iniziato ad ascoltarlo che si vedeva e poi ho frizzato l'audio. Rip, vabbè, sì. Che palle, volevo ricaricarla su Creepy Live. Vabbè, sai cosa faccio? Me la scarico e la riedito censurando. Anche. Easy. Urco Giuda. Porco due, chi è il pazzo? Grazie per i bit. Koichi, grazie per i bit. Ma per un attimo ho pensato che stessi urlando tu, Fabio. E invece era il mio alert che urlava. Ragazzi, fatemi sapere se è imbarazzante la qualità così che in caso stacco la stream o faccio robe. Via. Sì, Fabio. No. Non puoi smarronare. Insomma. Vabbè, tanto stiamo vincendo. No, non stiamo vincendo. Ti dirò. Sì. Che sfiga. Dai, tra l'altro mi sono accorto che sto giocando con la musica jazz di sottofondo. Vabbè. Insomma. Al centro, ragazzi, dai, che buona. Ero dietro. Ho visto, scusa. Ho dato una sculacciata. Rip, persa questa. Vabbè. Magari. Vabbè. Rip. Vabbè, dai, 1-2 ci sto. Abbiamo fatto il nostro. Comunque, Fabio, ci senti? Sì, sto provando a fixare il problema. Sì, dai, poi scarico la stream e la tolgo, easy. Anzi, in realtà volevo tenere solo Rocket League. Sai cosa? Tengo solo Rocket League. La scarico e edito solo Rocket League. Ok. Così posso usare anche Dani in miniatura come bait. Poi vi chiedo di mandarmi un bel PNG. Beh, certo. Beh, scusami, tu non lo faresti? Se avessi l'opportunità, certo, di giocare a Rocket League con Baffio, lo metti in miniatura, ti fa il bait. Infatti, cioè, se non lo facessi, guarda, te lo vorrei dire io di farlo. Ma El CFC, questi qua sono spagnoli al 100%, uno si chiama Koala. No, Cree, grazie per i bit. Io non so perché gli alert siano così alti. Io li sento sparati a 1000. Grazie per i bit. Penso che se togliessi l'audio del desktop e tenessi quello del microfono, li sentireste dalle cuffie voi. Dani, potevi partire un po' più convinto, secondo me. Ora dovreste vedere meglio, ragazzi. Ma cosa hai fatto, Fabio? Ho messo il gioco a 30 fps. Oh no. Non riesco a capirci un cazzo perché vedo tutto a scatti. Ok, toccata. Comunque dopo dovresti... Allora, Fabio, puoi fare così. Metti la live un attimo. No, vabbè, ma se stacco... Vabbè, ma devi solo modificare l'impostazione su OBS. Ma il problema me lo dà solo qua. Occhio che ce l'hai dietro, Daniel. Oh! Sì, ma anche a me lo faceva con Rocket League. Si vedeva tutto strano perché c'è una grafica pesante. Esatto. Secondo me è esatto quello stavo dicendo anch'io. È la grafica che è iper pesante. Mamma mia, ragazzi. Sono abituato a giocare a 100 fps e non vedo... Vedo tutto a scatti, fa schifo. Oddio, non capisco niente, ragazzi. Dal cazzo. Puoi giocare a Rocket League senza capire un cazzo? Puoi giocare a Rocket League ma con 15 fps? Scopriamolo. Oddio, in questa nuova challenge. Vai a prenderla. No, ma c'è uno in porta.
Ma Dio buono. Dio buono, quelli che giocano in porta senza muoversi. Li odio, vero? Ragazzi, che ora ci sta? Sono il mio cervello che non riesce a elaborare qua. Ma adesso non laghi più? No, non lagga più la stream, ma io non vedo più, cioè non capisco un cazzo. No, l'ho tirata fuori. Che bot. Sei veramente un bastardo. Che bot. No, no, un bot, non c'è un'altra cosa. Oh, però questo è bello, Fabio. No! Ero girato male, ci ho provato. Sì, e poi c'è la scusa dei 2 FPS. Vedila un po' così. Via. Sembra Pokémon. Ora non credo, ragazzi, che sembri Pokémon questo gioco. Poi magari mi sbaglio, fatemi sapere voi. Ce la faccio? Oh, non è male. Madonna. Prego, ditemi che a 60 FPS non torna a laggare. Oh, non sta più laggando? Non sta più laggando? Raga, dovete coprire. No, oh no, siete dei fossili. Oh, no. Io non sono un fossile, io sono Baffio. Oh no. Non sta più laggando, beh? Speravo di averla colpita meglio. Ma Dio buono. Quanti tiri abbiamo fatto? 2. No, Dio, chi mi è passato davanti? Io, ma stavo puntando a farlo esplodere. Sotto palla. Volevo... Esagerato. Volevo farlo esplodere, Dio buono, perché mi sembrava che fosse sulla palla. E invece era da un'altra parte. Vai, Dani. Forse non è stata una grande scelta. Easy. Vai. Ma Dio. Dani, ce l'hai? Bravo, Dani. Più o meno. No. Oh! No, ma dai! C'ero pure io, sono stato spinto. Non ci credo, dai, ma che sfiga! No, ma dai! Che sfiga! Ma sono passato da fare il gol del secolo a questo abominio! Lui aveva pure sbagliato. Insomma... Oddio, no. Ragazzi, si può vincere tranquillamente. Ci hanno messo 3 minuti per farne uno. E l'ho fatto io. E non l'hanno manco fatto loro. E adesso fa l'altro, tranquillo. Toc. Non ci credo. Non ci credo. Non è però possibile. Raga, concentrati. La Friendzone 09. La Friendzone 09. No, ragazzi, la Friendzone 09 magari no. Non ridete in chat. Oh, in chat non siete autorizzati a ridere. Vai, dai. Facciamogli il culo. Dai. 1:53 di tryhard, ci sta. Altre 10 frasi. Bravo, Dani. Chi è il pazzo? Sì. Raga, che assist vi ho messo dal bravi. Raga, guardate dal muro. Pam. Questa è la giocata finale. Fabio ha deciso che non dovevo giocare a Rocket League. Ero pronto. Fabio ha deciso che non dovevo giocare, io mi ha mandato dall'altra parte della mappa. Vai, Fabio, tuo. Grazie per il follow. Prego. Hai visto che gag è divertente, Fabio? Ho detto ciao, prego. Bro, divertentissima. L'ho lisciata. No. Va bene, sto tornando. Sì, bravo. Prosegui nella tua cavalcata. Sì. Sono stupido. Sono uno stupido incredibile, ragazzi, mamma mia. Ancora più stupido. Regà, non prendiamo qualcosa. Dai, ci sono! Vai, Giovanni! Sì! Yes, è 2-2. 2-2, GG. Ci abbiamo messo 53 secondi per ribaltarla. I mitici amici ce l'hanno fatto. Madonna, che tiraccio che ho fatto, tra l'altro. I super amici. Che tiraccio che ho fatto, tra l'altro, mamma mia. Vai. Voi. No, io credo, sì. Ok, raga, qualcuno riesce ad andare? Ci sono io, levatevi! No! Bella. Merda, sì. No. Dani, secondo me no! Ragazzi, uno si può fare, schiacciamoli, distruggiamoli completamente. Vai. Ragazzi, per tutti quelli che dicevano, oh, ma siete scarsi su Rocket League, siamo fortissimi. No, in realtà non è vero. Ora non vedete più laggare, raga. Se non vedete più laggare, inizio. Beh, dai, Dani, siamo discreti. Dei player. Dei buoni player di metà classifica generale, su. Sì, e ce la caviamo. No. Facciamo il nostro. No! Potevo tirare più forte. Boia.
Ok, pute... Oh! Oh, stupidi! Vai, Fabio! Sì! Ho segnato io! Yes! Madonna, yes! Ho continuato a andare perché l'ho mi velata, sentivo che qualcosa... L'ho velata. Boh, qua sono esplosi che un po' di persone. Che è successo davanti alla porta? Esplosi un po' di persone. Io mi sono fermato per non farli arrivare alla porta. Easy. Ho fatto il pelo pazzo. Vado. Raga, non li voglio fare i supplementari, schiacciamoli subito. Vai, è vinto. Bellissimo. Koichi, che timing hai avuto con sto alert? Grazie mille per i bit. Bellissimo. Bellissimo timing. Sì, è quel tipo di camioncino che però noi non citeremo, Alessandro. Noi non lo citeremo. Dani, tua. Dai che gli diamo anche il 5-3. Prendo l'MVP. Let's go. Vado sul lato. Non state avanti. Vabbè, vado io dietro. Cazzo, l'ho tirata fuori. Merda, mi ha anticipato. Ok, copriamo che altrimenti qua è finito. Non ci credo. Traiettoria perfetta da lontano. Ci ha dato la merda, che dire. Minchia, che partita comunque. 0-2, poi 3-2, 3-3, 4-3, 4-4. Sì, ma guarda le statistiche. Dei bidoni, Cristo Dio, fan cagare. Vado. Vai, Fabio. Ok, Dani, devi scendere sulla fascia? Ok, no, stai qua. Io vai, colpisci l'agio. Vai. Minchia. Oh. Provo. No, cazzo. Niente. Ho esitato un po' troppo. Vado. Porco Diaz, sei esitato. Non ho trovato il timing io. Sì! No. Ok, qua. La tengo lì un attimo. Raga 1. Bravo Fabio. Tu a Gio? No! Non sapevo cosa avevo dietro, un po' rischiato qua. Merda, ok, scappo dietro. In mezzo. Bravo, Dani! Non ci credo. Fabio. Che game. Bravissimo, cazzo. Raga, ma guardate che cazzo ho tirato. Che game. Sono il Maguire di Rocket League. Oh, Dani, l'hai vista ieri sulla partita? Sì, certo. Io no, perché non c'ho nessun cazzo di abbonamento maledetto. Partita epica, cioè ce la possiamo giocare con chiunque. Bellissima. Io l'ho seguita in live da Brogna, calcola. Ecco. No, io su DAZN c'era solo la cronaca, quindi solo voce, c'era Suma che la commentava. Figata. Sì, sono il Maguire di Rocket League, ragazzi, confermato. Maguire. Che giocatore? No, è il difensore del Manchester United che penso abbia sbagliato uno dei gol più assurdi degli ultimi 10 anni. Calcola che la palla era in porta e l'ha tirata fuori praticamente. Quando suonato Dani? Come? Ho sentito un simil citofono. Sì, Diego si è ordinato roba. Ah, ok. Posto. Vostra. Voi che siete lì a Bologna potete. Io che sono maledetto. Sono nei paesini sperduti della Lombardia. Oh, questo qua, ragazzi. No, vabbè, dai, vinciamo la più di sì. Merda. Dani, vai. Oh, cazzo. Ok, stiamo facendo un po' di casino qua, non so se notate. Ah, tranquillo. Ce l'hai, Fabio. Ah! No, ho sbagliato io, scusate. Oh, sto volando. Sbagliato. Errore mio. Oh no, è partita la diatriba calcistica in chat, ragazzi. Io ho anche pensato ogni tanto di... Lo sai, Dani, che probabilmente il prossimo anno Amazon Prime si inserirà nel... Non vedo l'ora. Si inserirà nelle questioni calcistiche, no? Quindi... Costerà di più, probabilmente. Oh, non lo so, però Prime Video inizierà a trasmettere le partite di calcio, no? E teoricamente, non so se funziona così, bravo, però Dani. Chi ha l'abbonamento Amazon Prime può fare quella cosa su Twitch di streamare, cioè di far vedere a tutti gli altri abbonati Prime... Quelle partite. E io ci ho pensato di farlo, però poi ho pensato, ma davvero mi voglio invischiare nella community del calcio che è 100 volte più tossica di qualsiasi altra community io conosca? La risposta è stata no. Ma tanto tu commenti le partite, nessuno ti rompe. Lo so, però... Facciamolo insieme. Non ci credo. No, è palle. Godo, bastardi, godo. Il problema è un altro adesso, il problema è che... Vabbè. Ma questi qua sono fortissimo 1 e fortissimo 2.
No, fra, sono dei minion. In realtà sono scarsissimi. Cioè, nel senso, yeah, scarsissimi no, però non so nulla di che. Cioè, possiamo fare tranquillamente. Poi si volano, ma quello... Lo faccio anch'io. Male, ma lo faccio, per dire. Bravo, Dani. La sparo al muro? Al centro? Ok. Ma... Mi sono fatti autogol. Prendi e porta a casa. Prendi e porta a casa. Voleva essere un cross. È diventato un bel gol. Loro, ma pur sempre un bel gol. GG. Però vado. Sì, sarebbe interessante. Mi pare che si inserisca nella Champions League. Sì, perché non gli conviene prendere i campionati nazionali a... Oh yes. Sì, che dai, forti che siamo. Che forti che siamo, ragazzi. GG. Sono subito inserito. Che forti che siamo. GG. Se solo ci fosse la Champions League di Rocket League, saremmo già lì. Abbiamo fatto una partita da 5, Juventino che 0-45. Leggermente il Milan. Grazie Cuci per i 30. Non ci sarebbe. Ah, ok. Problema. Tanto io nelle partite faccio commenti calmi e non SL leggero. Ma poi raga, in realtà Cuci ti dirò, io cioè sì, sono milanista, però in realtà io mi guardo volentieri anche le partite di altre squadre senza problemi. Sono uno di quelli che tifa le italiane in Europa, per dire. Quindi sono un tifoso abbastanza moderato. La trollo. Tu non tifi le italiane in Europa? No. No, io cioè... Dipende, se sono la Juve o l'Inter col cazzo. Guarda questo. No, ma tifare è esagerato. Non tifo, però simpatizzo molto di più. Cioè, se fa gol in italiana in Europa mi fa piacere di base. Poi sì, ovvio, preferirei che vincesse un Atalanta piuttosto che la Juve, però quello è un altro discorso. Cioè, alla fine, boh, bene o male simpatizzo, tutto sommato. Occio. Raga, non smarroniamo che stiamo vincendo. Bravo, Dani! Mamma mia, cosa ho fatto! Peccato che ci hanno trombati, probabilmente. Lei sai cosa ho fatto? La doppia capriola sul muro, così li ho saltati tutti e due. Aspetta. Madonna, ci sta andando la merda. Bravo, Fabio, che libera. Il Cannavaro di Genova. Oh, che bello! Bellissimo! Era bellissimo. Era un assist incredibile, se riuscì. Ho fatto una roba assurda. Era un assist pazzesco, se riusciva. Era un assist pazzesco, l'ho visto da qua, era proprio bello. Esteticamente, dico. Ok, raga. Vai! No, Dio, puzzola. Ok, non ci provo nemmeno. Non ci provo neanche qua. Oh, merda. Ok. Lascia da... cazzo, no! Crazzo. LOL. Ha detto crazzo. Via. Sono esploso. Io non ci voglio credere. Tranquillo. Adesso... Vai, Dani, toccala! Insomma. No! Ok. Io sono qua. Fabio, bravo, torna. No. Insomma. Raga, occhio. Bravissimo. Questo sta... Ma quando... sì, ok. Va bene. Iron Man, Dio buono. Sorry. Tranquillo. Niente, però loro difendono discretamente, vi dirò. Succhiatemi le palle? No, niente. No, non te le succhiano per nulla. Altro che... stiamo vincendo, dobbiamo tenere. Solo che... ci stanno un filo schiacciando qua. Ma che palletta. Ma guarda te che rimbalzo del Cristo Dio. Bravo. Senza busto. Demolito pure lui. Forza. Dai. No. Me la parata. Dopo avergli rubato la palla. La. No, che rimbalzo fa. Non ci credo. Tranquillo. Fuori. Occhio che arriva dietro. Via. Bravo. C'è l'amico. Non ci credo, ma anticipato. Fra, come ci arriva? Allora. Niente. Bel tiro! Ti scoppia la testa! Scherzo. Vado. Disappointment in chat. Ma sì, la vinciamo. Raga, impazzisco se lo faccio. No! Bellissimo sarebbe vincitori stato. A tavolino. Let's go!
Oh, sapevo che pagare l'arbitro avrebbe portato qualcosa. Stavano facendo la no supplementary challenge. A posto. GG. Quanto siamo di... Oh, facciamo 100% win rate in live, ragazzi. Le abbiamo vinte tutte? Ah, sì, Diego. La prima l'abbiamo persa. Okay, la prima l'abbiamo persa, 1-2. Allora 100% win rate da quando abbiamo iniziato a vincere. Okay. Comunque sì, Diego, il nostro team si chiama Nabi, veramente, non è una meme. Se aveste visto il video di Tearless di Rocket League, lo sapreste. Non siete dei veri fans. Auguri, Tia, al buon compleanno. Auguri, è vero, oggi gli ho fatto il raidino perché io era... sono entrato in live e gli ho fatto gli auguri. Rip. Fra, dovevi fargli, dovevi fargli come no, me un raid di 190 persone, Fra. Ho capito, io non ce li ho, 140 utenti in chat. Ho detto 190, non 140. Scusa. Ragazzi, me lo spiegate? Una botta, pezzo di culo. Fabio mi ha spinto via. Beh, io non ho parole, cioè, siete veramente dei bot incredibili. Cioè, guardatevi e vergognatevi. Porca miseria! Adesso gli faccio il culo a questi figli di puttana, porco Dio. Dio cane. Fabio, tranquillo. Dio. Ragazzi, a Rocket League... Dio, perché non ho ancora la chat attiva comunque? Oh, niente cose bannabili in chat, Fabio, mi raccomando, eh? No, quello mai, quello lo sai. Poi, le madonne sono... Raga, provo a toccarla in qualche modo. L'ho tolta, vero? L'ho rimessa in mezzo? Sono una testa di merda, ragazzi, sono veramente stupido, non c'è un cazzo da fare. Qua mi hanno spiccato. Dani, cazzo. Bello! Peccato perché... Ho fatto un'azione della Madonna. E non era per un cazzo male. Ho stoppato il contropiede e l'ho ributtata subito dietro in porta. Mi spingono! Questi sono tossici! No, impazzisco. Divento veramente... Cazzo, l'ho lisciata. Bravo, Dani. Ale, assist, let's go. Dlarz, pro player di Rocket League. Dlarz, sì. Let's go. Beh, sì, ragazzi, Fabio family friendly, confermo. Vai, pushiamoli adesso, che non mi sembrano tutto sto granché. Vai. Vostra. Ok, easy. Ce la posso fare? Abbi occhio. Ok. Tranquillo. Mi ha anticipato tantissimo, devi salvarlo. Sì, sicuro, Fra, sicuro. Dio, mi ha anticipato. Merda. Ma ragazzi, mi ha anticipato un botto. So come cazzo ha fatto ad arrivare lì prima di me. Porca troia. Vai. Brutale! Ma questi qua vogliono veramente farti bannare da Twitch, Fabio. Fra, tranquillo, adesso gli faccio 7 gol. Vai, Dani, tu, Gli faccio 7 gol. No, 7 gold. 7 gold, il canale migliore di sempre. 7 gold. Andate? Allora. Bravissimi. Insomma, Dani. Ero proprio io, Fabio. Che loro stanno trollando in realtà. Dovresti... Non so cosa sto facendo, però... Boh. Porca di quella troia. Ok, scappo dietro. Tanto ho già capito qual andazzo. Ah, ok, c'è Dani. Troia, qua potevo segnare. Oh! Vai! Oh! Al centro, sì. No. Dai, no. Che sfiga! La palla non era male, ti dirò. No, l'avevo anche presa, ma è riuscito a prenderla anche lui. Ok, controllato, Fabio, girare verso la porta. No, faccio cagare! mamma mia! Ischemia, mi deve venire un'ischemia, porca troia! Mi dissocio. Non lo so, Fabio, mi sembra un po' esagerato forse. A me deve venire. No, giusto. Cioè, no, cioè, non è giusto, Non va bene, però no, dico, forse un po' eccessivo. No, cioè, nel senso che non ho insultato nessuno, cioè, No. Mamma mia, poi vedo tutto laggare perché ho dato gli FPS. Sei riuscito a tenere i 60? Sì, però comunque il mio occhio non è ancora abituato ai 60, cioè vedo comunque laggare per i miei standard. Ok, colpisci là. Grazie dura, grazie mille tesoro. Grazie mille caro. Ti ha regalato qualche FPS? Mi ha regalato mi ha regalato una sub a Rocket 25. Pazzesco.
Cioè, Luke che non ha la sub comunque veramente... Ciao Daniel, comunque, un piacere. Ciao. Basta! Guarda, guarda contro chi stai perdendo. Guarda contro chi stiamo perdendo. Se io non vedessi laggare come un porco. Sono scandalosi, dai. Ma non sono presentabili. Adesso... Traiardo. Ma perché non mi state lanciando? Hai ragione, hai ragione. Voglio... Grazie, grazie tesoro per la sub regalata. Grazie mille, ma perché al tuo compleanno fai i regali a me? Occhio. Grazie, caro. Ho messo di nuovo i 90 fps, magari vedrete laggare un po', ma tranquilli, appena finisce la partita li rimetto a 60, perché con questi devo vincere. Colpiscila, Fabio? Scusami se ti ho colpito, però avevo un sacco di boost. Non ci credo, guarda che l'ha toccata a caso. A caso, lui non voleva prenderla quella palla. Non voleva prenderla. L'ha toccata per sbaglio e me l'ha tolta di quel. Porca no. Merda, no. Giova, se non la tocca bene. Lo so, me ne sono accorto. Oh, lì. La toccate sempre troppo. Dai, sì. Minchia, ci vogliono le giocate di Didlarz. Comunque, guarda come te l'ho smistata. Beh, qua hai fatto una bella giocata, effettivamente. Tac. Ho saltato lui in giravolta. Pensavo che andassi a tirarli. Grazie. Non potevo, ero troppo occupato. Diego, vaffanculo, non è vero che siamo scarsi. Sono semplicemente le 11 di sera. Diego, devi baciarmi questo gigantesco cazzo. E volevo essere un po' più diplomatico, però va bene lo stesso. Porco Dio, siete scarsi, ragazzi. Basta bestemmiare, mia mamma non mi fa più giocare con voi in live, se ti sento bestemmiare ancora. Bravo, dai un sacco di boost. Non riesco a leggere, scusa. Sì! No, perché? Ci sono! No! Te l'ho proprio tolta. Ci sono! Ragazzi, c'è un problema. Ci sono! Sono sempre io, Bafio. E ci sono. Ti raga, prego, provateci. Ci proverai se non mi... Dani! Oh, calma. No! Non ci voglio credere. Tieni l'alta! Yeah! Ragazzi, ci ho provato, ve lo giuro, sarebbe stato epico. Però. Rivincita. No, in alto a sinistra, rivincita. Dagli subito la rivincita, adesso vi giuro, se non fate 5 minuti a tryhardare. Fabio, comunque, 32 punti. Ci credo, va a 4 fps. Madonna, raga, che punizione Fabio, ho tirato sullo scadere. Fabio, hai più punti che fps. Comunque, Joe Creepy, che cazzo di calcio di punizione ho tirato all'ultimo secondo? Ragazzi, adesso veramente... Krulic 2 la vendetta. Sono quelli di prima? Non lo so. No, sono peccato. Cambiati tutti, hanno quittato tutto. Hanno scritto rivincita, insomma. Tu sei una zanzara, tu, puttana basta. Vabbè, Dani, okay. Niente. Mi piaceva monetizzarla la live. Creepy Live. Così... Meno male che non sto streamando. Ok. Ragazzi, adesso tryhardino. Questo la liscia. Porco due, devo tryhardare contro questi. Mamma mia. Non ci credo. Guarda che culo. Fa gol. C'è niente da fare. Merda. Beh, ha fatto un bel gol in realtà qua. Volendo essere onesti, non ha fatto un brutto gol. Mamma mia. Vabbè, ragazzi. Altro che brutto gol. Ragazzi, capita. Capita. Che te devo dire? Vai. 1-1-1-1-1. Grazie, Cucci, per i 30. No, ti perché toccherà si ferma? Fare il reverse delle bestemmie di Baffio e lo monetizzi easy. Grazie, Tura, per i bit. Non c'era nessuno in difesa. Cucci, grazie per i bit. No, piuttosto non lo monetizzo. Per i soldi che faccio su Creepy Live, piuttosto non lo monetizzo. Sento gli alert da qua, Dio porco. Grazie, Tura! Ora segnerò per te lo prometto. Comunque, guarda qua. Guarda. Dimmi. Mi spiegate perché prima in difesa non c'era letteralmente nessuno? Perché mi hanno fatto partire l'e-rape. Ah, ok. È una motivazione più che giustificata. Guarda qui! Tura, tutto per te! Tutto per te, Tura! No, Dani era bellissimo. Ma dove? Dove? Quando mai sono esploso così? Quando? Non è mai successa sta cosa.
Grazie, dura. E niente, ragazzi, sono entrato in modalità tryhard. Ragazzi, volete farmi contento? Seguitemi su Instagram. Fatelo contento per piacere, che altrimenti dopo sta stream qua... Non vorrei che rischiasse gesti estremi. Al centro, uno, chiunque. Fabio, non lo so. No. Ok. Sì! Invece... Oh! Che bot, incredibile. Non ci credo. Fra, non vedo niente. Vedo un frame al mese. C'è la mia macchina. Botte e pure cieco, non ho parole. Che bello vedervi sclerare malamente su Rocket League. Grazie Alex per i beat. Sì, lo so, è molto... Dovrei farlo più spesso Rocket League in live, ci avete ragione. Magari le serate nel chill con questi esseri. Sarebbe male. Mi piace essere chiamato essere da Creepy Stories. Parata epica. Ci aggiungo l'aggettivo divino? Che dici? Sì, il divino merda. Il king dei meme morti quest'oggi. XD, ragazzi, ridete. Perché non state ridendo? Dai, ragazzi? Che sfiga. Ma un gol bello riesco a farlo. L'ho chiamato. Guardate che gol che faccio. Palle. Che fa lui, che fa gol, che fa lui. Palle. Silvione, grazie per i 100. Oh no, è lo spam di Buffy. Buonasera, principessa. Buonasera, principe. Fabio, ti levi dalle palle. Ho calcolato, bro, perché adesso danni fa quello. Ma sei scarso come un'acciuga. Buonasera, principessa. Minchia, battutissima questa, eh. Buonasera, principe. Guarda che autogol che mi sono fatto. Ma vergognosi, vergognosi. Buonasera, principessa. Buonasera, principessa. Baffio, buonasera, no, principessa. Buonasera, principessa. Buonasera, principessa. Dani non ha accettato una risposta. Buonasera, principessa. Buonasera, abbiamo molta scelta. Io vi ho detto, raga, quittiamo, però non è che ho aspettato una conferma. L'ho fatto. Vabbè. Grazie, bravo, grazie ragazzi, Silvione per i 100. Grazie Enigmi per il ride. Benvenuto. Anzi, benvenuti. Grazie Enigmi. Stiamo, ragazzi, come potete vedere, stiamo giocando a Fortnite. Sì. Questa era la gag. Sono Fortnite, confermo. Ah, ma è finita la musica jazz? No, ma a me piaceva un sacco, rimettila. Ragazzi, vado a fare pipì, vi lascio giocare. Vi lascio lo spam di Tura, grazie per i beat. Lasciaci giocare, bro. Ma ha avviato il game almeno? No. No parole. Beh, come va Dani? Tutto a posto? Prossimo video? Ma la settimana che inizia. Ci sta. Fa settimana ho streamato come un dragone. Ho visto. Domani pomeriggio di nuovo. Chat, famo ancora un paio di game così per il meme. Poi dopo stacco e continuiamo a giocare off. Oggi abbiamo fatto il nostro comunque. Vedo, no, più che altro vedo che vi sta piacendo Rocket League. Quindi continuiamo ancora un po'. Che siamo, siamo 120 adesso. Direi che non si butta mica. Sì, raga, è FIFA 23 questo. È leaked footage. Assolutamente sì. Poteva avviarla una cazzo di partita, Fabio. Tanto li gestivamo noi. Arrivato. Vai, Fabio, ci sei? Ciao, grazie, Tura, per i beat. Ciao, Silvione. Se stacchi in generale, ti saluto anch'io, che prima eri in chat. Magari mi sono perso qualcosa. Ciao, Silvione. Mettete pronto. Vai. Ma mettete pronto cosa, che devi avviare tu la partita? Non io. Dani. Oh no, devo avviarla io? No, Dani. Dani. Io ero. Avviala. E niente. Grazie, Tura. Grazie anche a chi sta followando. Un attimo. Premi R1 e riscuoti le sfide. No, raga, ma non me ne frega niente delle sfide. Che cazzo me ne fotte me delle sfide? Io voglio tirare in porta e fare gol. Questo Assassins... Biretta, Ridu, Mitrox. Mi sa che sono italiani questi. Dani, tuo? Secondo me questi sono... Boh, vabbè. Non mi va più la macchina. Oh, Fabio, non troppe gag divertenti in questa stream, perché poi è troppo saturo di quanto. Cioè, hai fatto una gag troppo divertente, non va bene perché... Non ti ho beccato apposta. Sono un bidone. E su quello. Ragazzi, adesso canto. Oh, ciao. No. Ho smarronato. Semplicemente ciao. Difficile parlare di cose molto. Mandate via quella palla. Tenterò di disegnare. Dai.
Come assurdo fare in modo di arrivare dritto al cuore con la forza del colore la... Oddio. Puoi dai! Ma basta! Ma non è possibile che ogni volta finisce così! Ma non c'è mai il lieto fine per me! Grazie pure per i beat. Per me non c'è mai il lieto fine. È sempre una bad come ending. Un questo canta. Fare in modo di arrivare dritto al cuore con la forza del colore. Sono fortissimo. Ma è assurdo, non c'è non c'è il good ending, c'è solo il bad end. Dani ha segnato che non ha fatto niente. Ho portato la squadra in vantaggio. Il mare. C'è questo il tuo gol. Vabbè. Rosso come le. Zise, non la spingevo io, era a metà tra la porta e fuori, vai, la calciavano fuori. Vai, vado. Provare. Dani, quando è che finisce sta gag secondo te? Cioè, io mi sono stufato di perdere spettatori per questa cosa. Per non bestemmiare devo esorcizzare il male. Spada di Link XD tu. Non so perché. Un gol strepitoso di Baffio. Non è vero. vabbè, ragazzi. Un gol strepitoso di Mitrox 43-63. Il nipotino di Luke 43-16. vabbè. Siamo riusciti a prendere. Ragazzi, abbiamo solo 6 tiri a 1 e sono riusciti a fare gol con l'unico tiro. Insomma, grande Mitrox. Grazie Beretta. Questo Beretta è un grande signore. E Quici, grazie per i 30 bit. Eh sì, è proprio lui. Grazie Quici, grazie mille. Quici, bel diretto questo. Adesso io trollo. Aspetta, ho smarronato. Aspetta, altri. Zitto, non tiene niente. E altri. E altre. Al centro! Bellissima gag questa, Giovanni. Beccati sto gol. Forza! Farò in modo di arrivare dritto al cuore. Gio, hai visto che assist di tacchetto? Ma secondo me era anche se gol. Se vuoi venire online, noi siamo su Discord, ti aspettiamo. Sì, mi ha dato il tiro in porta. Ti aspettiamo, Luke, se vuoi, Con la Fabio forza tua. Del colore là. Oh no, ma non è ancora finita la gag. Puoi solo respirarla. Era intonato sto respirarla. Ragazzi, Dani, mi hai mandato fuori ragazzi, tempo. Ragazzi. Gio Creepy, quell'assist era oro colato. Ma mi hai mandato fuori tempo, non me l'aspettavo. Ha detto una mia ex nella gangbang nella quale mi ha tradito. Ragazzi. Non so, boh, Dani, che dire, qua... Qua, Baffio. Chi è il genio? Koichi, ovvio. Grazie, Koichi, per i beat. T'ha fatto partire Scatman, Fabio, per dire. Bellissimo. Gol! Sei tutti a casa, i bambini, niente. No, Fabio, come ha fatto a non entrare questa cosa bellissima? Non lo so, perché... Puoi bestemmiare. Viaggiare. Camminare. Oh no, è passato Lucio Battisti. Comunque è un buon repertorio musicalmente. Sanremo sì, non ci hai pensato, male. Non ti hanno invitato, no? Figlia di Loredana. E ribadisco, un gran repertorio musicale quello che oggi proponiamo. Raga, uno! Però... Uno, due, divieto, haha, Ok, sì. Ah sì, faceva ridere. Al centro, ragazzi, per piacere. Beccati sto divieto! Yes! Oh, non era difficile fare questo gol. Peraltro vorrei farvi notare che io qua avevo fatto una grande giocata. Beccati sto twerk. Ma beccati sta twerkando veramente in live. No, non è vero. È una gags.
Oggi sei pieno, cioè ti vengono un sacco bene ste gag, tra l'altro, fanno un botto ridere, fra. Ah, infatti io non riesco più a mantenere la... da quanto rido. Ma perché è difficile ridere le tue gag. C'è un problema. Credo di essere io quel problema, a giudicare da questa giocata che ho fatto. Vabbè, capita, ragazzi. Sì, Fabio ha sbloccato la comedy, ragazzi. C'è niente da dire. Uno di voi, oddio, raga? Scusa. Oh no. E mo? Dai, no! Ma mi hai dato più 50 di parata. Ma hai buttata tu, Fabio? No. Dai, non ci credo. Ho detto di no. Adesso sono Mitrox. Adesso c'era scritto gol di Mitrox e non tu. Sa che non siamo partiti. Figlia di Loreda. Scusa, Danny, ti ho distrutto. Dai. Sì, Fabio. Provatela al centro. Mamma mia. Minchia, mi si gira la macchina. Sì, il boss degli smarroni. Altre 10 frasi. Che ho detto su Mario Kart. Tempi supplementari, vai. Sta schermata qua. Si vince. Sì. Dai, qualcuno va, la tira e fa gol. Basta, finita. Fuori. Posto. Come un pittore. Bravo Dani, non riuscivo a capire se c'era qualcuno. Faro in modo di arrivare tutto il cuore con la forza del colore. Insomma. Vuoi solo respirarla. Il lag è nostro. Fra m'ha puntato per farmi esplodere. GG Beretta Jasin, Beretta Jasin, grande. Schifa da barabù. Del team Hassas, l'avete capito? Raga, tornate un attimino alla lobby che stacco la stream, poi continuiamo a giocare. Fabio, tu continui anche hai dota nel caso? sì. No, scherzo, adesso stacco anche. Ok, allora niente. Buona, raga, mi muto un attimo che finisco la live. Io invece la finisco col mio amico Dani qua, è presente, che io non ho paura. Raga, stacco, perché devo fare un po' meno casino, quindi stacco. C'è qualcuno da raidare? C'è Tia in live? Raido Tia a questo punto. No, non posso, ragazzi, devo abbassare la voce, quindi non ha senso che continuo a streamare. Dai, vi raido Tia e rimango, poi dopo adesso stacca Fabio e magari rimaniamo un po' a giocare, però adesso non posso più far casino, quindi sì, bella. Grazie per essere stati qui e ci vediamo domani in un stream, no, ci vediamo domenica con Zelda. Un bacione e recuperatevi anche il mio video se ve lo siete perso, Pokémon Perla, video, che ve lo so dire, bellissimo. Ciao a tutti. Siete i peggiori fan che si possa desiderare. È una meme, si scherza. Forse.